Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sto registrando oggi questa piccola clip perché vi voglio raccontare un'occasione che mi sta capitando, veramente importante per me. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e lasciare un commento qui sotto perché è davvero molto molto importante e aiuta il mio canale a crescere. Bene, dopo avervi fatto queste premesse vi sto per raccontare di una gara. Ma non è una gara come le altre. Ebbene, il calendario 2022 per me era già scritto, ma dopo una serie di incontri, occasioni e averne parlato a lungo, la cosa è diventata realtà. Ebbene, il weekend dell'8 e 9 ottobre parteciperò al Clio Cup Europe di Monza. Un'occasione incredibile per me, farò una wild card con il team Motortecnica, salirò a bordo della Renault Clio Cup 5, la nuova vettura di casa Renault, che vi andrò a spiegare quando ne avrò l'occasione da vicino. Ovviamente non abbandonerò l'RS Cup, vi ricordo che mancano ancora 3 appuntamenti, se non seguite la serie Racing Hearts andatelo a fare, vi lascio il link qui sopra. 3 gare ancora alla fine, mi sto giocando il campionato contro il team Faro Racing e i ragazzi Lancillotti. A Monza appunto farò la wild card con il team Motortecnica. Il weekend sarà composto il venerdì dalle prove libere, poi il sabato ci sarà una qualifica 1 e la gara 1, la domenica la qualifica 2 e la gara 2. Sarà per me un'esperienza davvero incredibile, 40-50 macchine al via come ogni weekend, quindi una cosa veramente incredibile. Piloti da tutta Europa e oltre, quindi non vedo l'ora veramente di partecipare a questo evento. Come sempre vi ricordo, per chi non lo sapesse ancora, che nel motorsport soprattutto nessuno vi regala niente. Quindi per me è un'occasione vero, ma un prezzo molto alto da pagare, ma è anche un'occasione per me appunto per mettermi in mostra. Quindi se volete aiutarmi vi ricordo quello che vi ho detto prima, e per chi volesse fare qualcosa di più vi ricordo che vi potete anche abbonare per qualche mese al canale, potrete stare con me in pit lane e nel box, metterò il vostro nickname social sulla mia macchina, quindi farete parte un po' diciamo del progetto e salirete in un certo senso in macchina con me, e vi lascerò un video dedicato a voi di ringraziamento, quindi singola persona, per tutto quello che fate, che poco o molto per me è veramente importante e mi aiuta ad andare avanti con la mia passione, e perché no, sperare in qualcosa di più e che tutto questo un giorno mi aiuti a realizzare qualcosa di importante. Bene, anche oggi il video è finito, grazie per la visione. Prossimi giorni i video sugli accaduti di Misano, quindi li vado ad analizzare, le penalità, gli incidenti, quello che è successo. E subito dopo le 2 gare di Varano, perché ne sono successe di tutti i colori nel terzo appuntamento della RS Cup. Vi rinnovo ancora i ringraziamenti per la visione e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!